La sindaca di Battipaglia, Cecilia Francese, e il sindaco di Eboli, Mario Conte, hanno proposto all'ASL di fondere i due presidi ospedalieri, Santa Maria della Speranza e Maria Santissima Addolorata, al fine di crearne un terzo. L'idea incassa il parere favorevole di Mario Polichetti, sindacalista coordinatore provinciale del Dipartimento Materno-Infantile della UIL. Sarebbe un'ottima cosa. Sarebbe un'ottima cosa perché si creerebbe una struttura nella Piana del Sele per il Cilento piuttosto che avere tanti piccoli ospedali, avere un centro diciamo polifunzionale dove si possono erogare prestazioni quali quantitativamente eccellenti è sicuramente un punto di vantaggio e collocarlo nella Piana del Sele è anche strategicamente importante perché darebbe una mano a smaltire la mole di lavoro che in questo momento diciamo grava sull'azienda ospedaliera universitaria di Salerno.